Buongiorno ragazzi e bentornati in un nuovo video. Scusate, ho la faccia sconvolta perché ho finito di tossire. Purtroppo sono ancora nel pieno del raffreddore, ho i gemelli ancora con la tosse, oggi piove tantissimo ma dovevo per forza fare la spesa e quindi sono all'Ipercoop, ho fatto colazione e ora facciamo la spesa così poi faremo lo svuota alla spesa e ho intenzione di prendere qui anche detersivi e prodotti per l'igiene perché ho 3 buoni da sconto del 10%, quindi ci vediamo dopo. Ragazze, buon pomeriggio. Allora, è 1:10, io sono tornata un po' più tardi del solito perché sono tornata circa un'ora fa, però ho sistemato i bimbi, gli ho fatto fare l'aerosol, ho mangiato, avevo preparato il brodo stamattina prima di andare via durante la mia routine della mattina, prima di portare Alex a scuola. Ho sistemato un po', diciamo, il soggiorno, la cucina, ho messo su un'altra lavatrice e mi sono fatta una doccia, infatti ho appena fatto i capelli perché veramente ho fatto una sudata, tra che non sto bene, tra che c'è una pioggia bruttissima, quindi ho detto mi faccio una doccia, mi rilasso un attimo, mi cambio, mi metto comoda e così poi i bimbi dormiranno e vi farò lo svuoto alla spesa con un po' di tranquillità, che secondo me è meglio, per quanto i gemellini siano molto partecipi e carini, ma mi rendo conto che quando ho il mega svuoto alla spesa non capireste niente, ecco. Mi sono anche già lavata, che ho detto il pomeriggio quando esce Alex da scuola devo portarlo dal parrucchiere e quindi almeno sono tranquilla perché l'idea di farmi la piega stasera mi viene male. Allora, dopo tanto tanto tempo ho rifatto il mega spesone all'Ipercoop. Chi mi segue sa che soprattutto durante la gravidanza gemellare andavo sempre lì, perché veramente ci sono dei prezzi veramente super. Essendo un ipermercato c'è molta scelta per quanto riguarda anche prodotti per la casa, ma anche pentole, vestiti, vestiario, pappe per i bimbi omogenizzati, il pesce, insomma veramente c'è tantissima scelta. Io vi ho lasciato una clip in cui vi ho fatto vedere che sopra il carrello ho messo una specie di, chiamiamolo telefonino, ma altro non è che un computer che voi potete mettere, ovviamente solo però chi ha la tessera Coop, lo mettete sul carrello, posizionate le buste della spesa e ogni prodotto che prendete lo passate col barcode, quindi poi arrivate in cassa che avete già il conto fatto, quindi anche questa è veramente una comodità. Allora, io ho fatto lo spesone che comprende anche omogenizzati vari per i gemelli, prodotti per la casa per le pulizie e qualcosina per l'igiene, perché vi dico, non avevo voglia di andare da Tigotà. Tra l'altro avevo 3 buoni del 10% di sconto da utilizzare su una spesa minima di 30 euro e poteva essere sia reparto prodotti casa, quindi igiene, detersivi, sia alimentare. Quindi io avrei speso 295 euro, ma ho speso 260 euro. È una spesa di 9 giorni circa e credo di aver comprato molto bene. Tra l'altro hanno una grande farmacia in cui ho fatto un po' di scorte perché queste 2 settimane avevamo finito tutto e lì ho speso 53 euro e in quel caso si paga a parte. Quindi ho preso, sono tutti prodotti da banco, quindi non serve la ricetta e ve li posso far vedere senza problemi. Aerobiotic che è da utilizzare per l'aerosol, per sciogliere. Sto facendo anche aerosol perché la tosse è spaventosa. Ho preso 2 flaconi di acqua fisiologica che con 3 bambini veramente ne uso tanto. Solitamente compro il boccione grande, ma non c'era e quindi ho preso 2 piccoli. Ho poi preso enterogermina, che questa proprio non può mai mancare, tachipirine per noi e tachipirine per i gemelli e
Il collirio monouso, questo qui è umile alla camomilla, è rinfrescante e lenitivo, lo utilizzo soprattutto con Nathan perché lui proprio quando è raffreddato va subito con gli occhi, quindi iniziano a lacrimargli. E quindi è un pacchetto di cristalli che compro sempre per i bambini. Ecco, questa è stata la spesa in farmacia. Adesso cominciamo con la spesa farmacia Coop. E adesso cominciamo, ecco qua, tachipirina. Spesina farmacia fatta. Allora, ho comprato 4 pacchi di salviette, queste del marchio Nice, che compro spesso anche da Tigotà o Tulipano, prese 4, 72 pezzi per 1,07 euro, quindi un buon prezzo. Dopodiché, questo è il quarto, ho questa busta, sapete che io mi divido se possibile le cose, in cui ho comprato omogenizzati vari, merenda al cacao che gli piace tanto ai gemelli, 2,49 euro per 4 pezzi. Ho preso 16 di queste fruttine, i gemelli mangiano sia la frutta fresca che queste qui che sono veramente buonissime. Ho preso gusti vari, mirtillo, pera, mela, ne ho presi 16 per 99 centesimi l'uno. 7 omogenizzati di pesce a 1,85 euro e 7 omogenizzati di carne mista a 1,85 euro. E questo per quanto riguarda i gemelli. L'omogenizzato ora lo do solo la sera e quindi con questi andremo avanti un pochino. Adesso vi faccio vedere ho comprato poi le penne, una per me, Papermate, che adoro come marca, e una per Alex, di queste qui cancellabili per la scuola. Ho poi preso un giochino ai gemelli che ho pagato 5 euro, in cui c'erano i cagnolini e i gattini, ma l'hanno già ovviamente aperto. Allora, l'unico svantaggio all'Ipercop è che non hanno, o Ipercop, Ipercop o Ipercop, insomma, si pronuncia in entrambi i modi, non hanno molta scelta sui fusti in polvere e quello che hanno è eccessivamente caro per quanto mi riguarda, insomma, per le mie tasche, diciamo così, perché c'era il fusto del Dixan 50 lavaggi 12,99, che ho detto anche no, grazie. Quindi ho preso uno liquido, ho detto poi andrò a Tigotà e lo comprerò lì. 40 lavaggi, questo qui ha un profumo che mi piace molto. Ovviamente io conosco i detersivi Coop. E oggi che sono andata ho comprato, diciamo, i miei preferiti a marchio Coop. Quindi questo 3,49 euro, 40 lavaggi, fresco pulito con bicarbonato. Credetemi, è molto buono. Poi ho preso il mio detersivo preferito del bagno, un profumo molto buono, sempre marchio Coop, 1,50 euro. È molto simile al Mastro Lindo o al Chief Gel, ma credetemi, non vale proprio meno, nel senso che secondo me sono pari. Un pacco di assorbenti, e vi dico che ho notato che la Coop ha i prezzi più bassi sugli assorbenti. Ora, se io ricordo bene, avevano lanciato una campagna per togliere l'IVA. Non sono stata a guardare se era quello, però 1,99 euro, questi qua senza ali, 32 pezzi, è un prezzo secondo me ottimo. Come detersivo piatti, quello che detersivi, scusate, lavastoviglie, quello che c'era l'ho trovato un po' più caro rispetto a Tigotà e quindi sono tornata sulla pastiglia. Casachiara come marchio è uno che compro spesso quando vado Coop o Ipercoop. 25 pastiglie, 1,89 euro. Le mie spugnette preferite, ma in generale tra tante che ho provato, le mie preferite sono queste di Coop. 3 pezzi costerebbero 1,50, oggi erano in offerta 1,35. Io le uso sia in cucina che per il divano, scusate, che per il bagno. Vileda 1,49 euro, queste sono le mie preferite, un po' ondulate, durano veramente tantissimo. Detersivo preferito per il bagno della Coop, questo qui era 1,39 euro, disinfettante multisuperficie, potete usarlo in cucina, in bagno, per lavare a terra, seggioloni, superfici dure. Credetemi, sono veramente ottimi i detersivi della Coop.
49 centesimi il sale per la lavastoviglie, 2,09 euro i sacchetti per l'immondizia. Finalmente ho comprato l'alluminio, una gioia, se si può dire gioia, ma era veramente tanto che non la compravo e finalmente l'ho trovato al prezzo che piace a me. 89 centesimi, prezzo fisso, un prezzo più che accettabile, perché ultimamente non li compravo più perché trovavo sempre prezzi veramente brutti. Allora, anche come ammorbidente mi sono dovuta un po' accontentare. Allora, questo qui è uno dei miei preferiti della Coop, è molto buono, fresco profumo blu, 1,30 euro, 30 lavaggi, ma sappiamo sempre che sono meno. 1,07 euro un ammorbidente X, nel senso che sarà molto simile a quello che compra Tigotà, quello del marchio economico del Tigotà, mi sembrano uguali anche la stessa consistenza. Ecco, l'unica cosa è che i detersivi per quanto riguarda la lavatrice, perché per quanto riguarda bagno, cucina e detergente per i pavimenti vanno benissimo. Quanto riguarda fusti ammorbidenti, quello che c'è è un po' caro, nonostante sia un ipercotto. 99 centesimi, brillantante, sempre marchio Casa Chiara che conosco e utilizzo da tempo. 1,75 euro questo che è il BC Gel profumato Brezza Marina con i brillantini, è buonissimo, non c'era la papera d'ac. 1,99 euro preso un litro sì, di sapone, questo qui per le mani, quindi andrò a riempire il flaconcino che ho finito. Ottimo, un ottimo profumo, normalissimo, ecco. Questa è una novità, 1,50 euro bagno schiuma Coop. Io solitamente compro quello alla lavanda, mi piace tanto. Meno male, buono. Con olio di pistacchio e cocco, mai visto questa profumazione. E quindi ho preso questo. I bagno schiumi della Coop mi piacciono veramente tanto. Infine, 2 euro, no, 3,99 euro, scusate, 6 rotoli grandi di carte igienica che sposto di là se no non mi sta nulla. 1,89 euro 3 rotoli di Scottex, ma non deve essere il massimo. Io solitamente prendo i rotoloni Fossi o altri marchi, ma questo qui non mi sembra a vederlo che sia molto resistente, però vabbè, non importa, una volta ogni tanto. Infine il mio detergente preferito per i pavimenti, 1,49 euro anche questo, disinfettante multisuperficie, purezza alpina, dura tantissimo e amo follemente il profumo. E basta, questo per quanto riguarda i detersivi. Poi 60 centesimi, 60, prezzo fisso, quindi ottimo, aceto di alcol che utilizzo in cucina. Ho preso poi ovviamente i pannolini ai gemelli, io soprattutto il loro primo anno usavo tantissimo quelli a marchio Coop, quindi li conosco e mi ci trovo molto bene, sia con quelli Coop che con i miei preferiti che sono quelli del marchio Carezza. Però questi super prezzo perché 7,20 euro. Noi usiamo la misura 11-25 e sono 46 pezzi, quindi per 7,20 euro credetemi che è un ottimo prezzo. Spero di non aver preso il mutandino. No, no, meno male, perché ancora non mi ci trovo. Ecco qua, e due pacconi grandi di pannolini, quindi veramente super, ripeto, 7,20 euro, 46 pannolini, super. Poi andiamo avanti. Allora, qui ho un po' di cose da frigo, 2,09 euro scamorza che uso per fare le torte salate e varie ricette. In offerta 89 centesimi finalmente il misto per il soffritto. 1,49 euro, un po' caretto devo dire. Le fettine per fare toast ai bambini o merenda o colazione, ne ho preso due. La mia margherina preferita, 85 centesimi, marchio Gioia. 2,39 euro burro marchio Coop, 2,50 euro, 250 grammi, 2,39 euro. E allora,
2,99 euro, preso due buste da 250 grammi l'una di formaggio grattugiato, questo qui Grandi Raghi, quindi ottimo prezzo anche perché è un buon marchio. Ho preso per 3,89 euro 4 di filetti di merluzzo, 1,89 euro il brie, 2,97 euro 3 mozzarelle marchio Kraft, 2,29 euro la scamorza che io uso per fare la pasta ai grilli, carne trita macinato misto 5,84 euro 560 grammi. 1,15 euro un pacchetto di Mister che ogni tanto ci può stare, semi sottilette 16 pezzi 2,29 euro. Ho poi preso 1,99 euro il crudo, 1,59 euro la fusa di tacchino. Infine 800 grammi di pollo, questo è veramente un ottimo prezzo, petto di pollo 800 grammi, 7,20 euro. Ho poi preso delle bracciole, che è un po' che non le prendo fatte così, 5,64 per 830 grammi. Un'altra busta è finita. Dopodiché, aspettate che mi organizzo. Uova 3,19 euro, i nostri cracker preferiti, questi della Doriano 2,19 euro, 1,49 euro in offerta i fagiolini cannellini, 2,49 euro la maionese, 99 centesimi ho preso 3 bottiglie di salsa. Questa è aperta perché Liam le ha viste e le ha volute. 1,15 euro ho preso 2 pacchetti di gallette di mais. Noi le mangiamo tantissimo, soprattutto con sopra lo stracchino. Un'altra bottiglia di salsa. 5,17 euro, se non erro, l'olio, questo qui di oliva della Costa d'Oro. È uscita un po' di farina, magari. Le Kinder degli Sperales 3,07 euro, 82 centesimi, 3 pacchetti di corallini, 75 centesimi la polpa che mi ha consigliato una di voi proprio per la pizza, è ottima perché finissima. Un'altra bottiglia di salsa, la povera farina si è proprio rotta. Ecco, la farina 00 rotta, 75 centesimi, dopo la metterò via subito. 3 kg di patate, 2,97 euro. Ho preso la marmellata per fare dolce ai bimbi, si è ben sporcata di farina, che bello. 2,62 euro, però a 600 grammi, quindi è un super formato per noi. Bene, è bello sporcarsi di farina, bellissimo. 1,07 euro, finalmente mi sono ricordata, il pan grattato, questo qua mi piace molto perché ha il contenitore. 1,18 euro, si è un po' ammazzato, il pacco dei cornflakes che utilizzo per fare i cordon bleu oppure le cotolette. 35 le crocchette per cookie, 5 cartoni di latte per i gemelli per la sera, 99 centesimi, 1,22 euro 2 mini crescenze, 2,29 euro. Ho fatto una fatica a trovare del riso decente a un prezzo decente. Questo qui è proprio per risotti arancini ed era nello scaffale più basso, come spesso succede. 2,29 euro, accettabile, altrimenti era tutto sopra i 2,65 euro. 1,65 euro 3 lattine di polpa, 49 centesimi lievito di birra,
1,15 € una bottiglia di fusti, che mettiamo qui così non dà fastidio. Allora, 10,20 €. Non c'erano compatibili a un prezzo, a un buon prezzo, e quindi ho preso le originali Lavazza Modo Mio formato scorta 54 caps 10,20 € intensità 13, perché a noi piace bello bello strong. Da 1,45 € in offerta lo zucchero a 1,39 €. Ogni volta che dico il prezzo dello zucchero ancora non mi sono abituata, e c'era un altro tipo di zucchero che era a 1,70 €. Io scioccata. 99 centesimi lievito per dolci. Ho preso 3 pacchi di pasta, anche se vi dico ne avevo, ma io devo dire che a ogni spesa comunque prendo. Allora, 2 di linguine, 89 centesimi, una di fusilli, poi un altri 2 di corallini, 3,99 € un chilo di Oswego, che sono i biscotti che diamo ai gemelli la mattina per colazione, 1,22 € un'altra di Crescenza, 2,99 € un altro di formaggio grattugiato, a 65 centesimi questo che è il lievito per fare torte salate, che ogni tanto mi viene la voglia, 1,65 €. Scusate, 5 monoporzioni da portare a scuola per Alex di biscotti tipo waffle. Spero non mi prenda il momento di crisi di tosse. Meno male che questo pacco è sopravvissuto. Ovviamente ho preso almeno 2 pacchi di farina, perché tra torte, guardo se ho buste andate sotto, perché l'ultima volta è successo così. Comunque dicevo, tra torte, pizze e cose, insomma, la farina la uso abbastanza. Un altro pacco di gallette. Allora, come formaggio ho preso questo qui, che è parmigiano reggiano, 10,76 € per 720 grammi, era a 14,90 al chilo, quindi un prezzo accettabile. 2,20 € questi biscottini, che a me personalmente piacciono tantissimo e che do ai bimbi tutti e 3 quando vogliono spizzicare. Ho preso l'aurichetto, che è buonissimo quanto il garbanino, 2,99 €. Ho preso per 1,22 € la carta forno della Cookie, già tagliata, perché è di una comodità assurda. 1,07 € due pasta sfoglie, che ultimamente sto facendo rustico e c'è sempre nel mio menù. Pancetta dolce 1,49 €. 1,99 € 5 piadine dal reparto dei freschi. Gli altri cartoni di latte per i gemelli per il latte serale, quindi in tutto ne ho presi 5 a 99 centesimi l'uno. 3,19 € Nutella biscuit, ogni tanto li riprendo, soprattutto piacciono ad Alex e a Liam, in una maniera non vi dico. Poi ho preso 4 litri a 1,35 € l'uno di latte fresco, scadenza 26 aprile, quindi non ci sono problemi, ma in ogni caso sapete che noi comunque utilizziamo molto il latte. 4 e infine una confezione di 8 vasetti di yogurt bianco a 2,66 € ma per cotto. Un'altra busta è andata. Adesso ho l'ultima. Allora, 2, 4, 6. 6 pacchettini di patatine che Alex ogni tanto fa merenda, 3,07 €. Queste sono per me, io amo le rustiche, soprattutto la sera, 99 centesimi. 88 centesimi, 2 pan bauletto marchio Coop, che utilizzo, devo dire, ultimamente abbastanza per fare toast, panini con la marmellata, insomma, per variare. 1,19 € un chilo di carote,
1,09 euro il pane per tramezzini che utilizzo per fare per lo più le mozzarelle in carrozza. Ho poi preso per 3,07 euro un chilo di fagiolini, sono cari ma a noi piacciono tanto. 2,78 euro ho preso un chilo, guardavo, di zucchine, sono molto belle devo dire. 1,56 euro 150 grammi di insalata. 1,78 euro ho preso le pere abate, sono dentro 2,46 euro. 1,78 euro 4 mele. 2,99 euro mandarini senza i semi. 99 centesimi un pacchetto di rucola. 1,99 euro un chilo di spinaci. 1,50 euro i limoni. 2,04 euro un bel caschetto di banane. 2,78 euro 650 grammi di pomodorino da terreno. E basta, questi sono i 1000 scontrini, perché appunto ho fatto tre conti in quanto avevo tre buoni del 10% da utilizzare. Ovviamente si poteva usare un buono per spesa, quindi non si poteva fare tre in una spesa unica, e quindi abbiamo suddiviso. Vi ricordo che è una spesa di circa 9 giorni, avrei speso 295 euro ma ne ho spesi 260, una spesa comunque che reputo completa dal punto di vista comunque alimentare, per quanto riguarda pappe e pappette per i gemelli che comunque utilizzerò per più di una settimana, mi dureranno qualcosa in più. Per quanto riguarda prodotti vari di pulizie e igiene, quindi dai pannolini ai prodotti per le pulizie, a qualcosina seppur minima per noi per quanto riguarda il bagno, anche se vi dico avevo pressoché tutto, quindi mi serviva giusto il sapone e il bagnoschiuma. Ho dimenticato invece il detergente per i gemelli, che non ho finito ma quasi, quindi sicuramente quello lo dovrò prendere. E basta ragazze, questa è tutta la spesa, sto controllando di non dimenticarmi le buste, ma non credo, no? E spero che il video vi sia piaciuto, scusate, e ora vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.